Quest'anno il Natale 2024 avrà tantissime novità, a parte che inizierà, come ben sapete, vedete anche dalla locandina, dal 30 di novembre terminerà il 6 di gennaio. Le novità principali sono che abbiamo messo la pista di pattinaggio direttamente al Pincio, questo grazie anche all'ok che ci ha dato la sovrintendenza, e oltre a quello ci sarà un bellissimo igloo dove ci sarà Babbo Natale. Oltre a questo, l'altra novità è che i mercatini dureranno addirittura fino al 6 gennaio, mentre gli anni passati al 24 già li chiudevamo, invece abbiamo deciso anche in collaborazione con l'amministrazione di tenerli aperti anche per il weekend successivo e anche il weekend per quello che riguarda la Befana. L'accensione dell'albero sarà fatta il giorno 1 di dicembre, indicativamente verso le ore 18. Poi ci sarà anche in Piazza Marcolini un altro albero di Natale allestito con altre tante animazioni, e diciamo abbiamo voluto cercare di abbracciare il più possibile tutto il centro storico per dare anche una risposta di presenza importante sul centro, anche a supporto delle attività economiche, a supporto della sicurezza del centro e a supporto anche di una festa come quella del Natale, cui non sono solo affezionati i bambini ma tutte le persone. Le luci partiranno da oggi, quindi le luci natalizie dislocate un po' in tutto il centro si accenderanno questo pomeriggio, e pertanto riteniamo di poter mettere la città nelle condizioni di essere davvero accogliente e divertente. La collaborazione di ASET quest'anno si svolge secondo due canali. Il primo è quello legato alla valorizzazione della pista di ghiaccio nella zona del Pincio, che sarà uno spettacolo invidiabile per tutta la città e una suggestione particolare. La seconda, soprattutto, un'iniziativa rivolta ai più piccoli, quindi laboratori per i bambini svolti dai Folletti, dove i bambini parteciperanno e verranno educati secondo le corrette regole della raccolta differenziata. Quindi ci saranno dei laboratori giocosi dove però tramite il gioco noi riusciremo a trasmettere dei messaggi educativi per far sì che le giovani generazioni crescano consapevoli e attente alle tematiche ambientali.